Capite che qui c'è uno scontro titanico in queste righe, tra la nostra mentalità, che è quella greca, e la mentalità invece biblica, che dice no, la fede viene da qua. Non viene da un contorcimento del cervello. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Notate l'inclusione? Questo è il centro del pensiero di Paolo. Eccolo qua. Perché qui voi avete un'affermazione e qui avete la ripetizione dell'affermazione. Questo è il cuore del pensiero di Paolo. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. Perfetto. Cosa sta dicendo? Sta riprendendo questo aspetto della sua affermazione grossa. E voi siete ancora nei vostri peccati, cioè la vostra fede non serve a niente. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Fine, sono morti. Amen. Inutile che vi illudiate del mondo iperuranico. Quella è un'idea, non è una realtà. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, non è vero che Cristo sia risorto, non è vero che Cristo sia Dio, ma a noi va bene così, intanto viviamo tranquilli. Poi sarà quello che Dio vorrà. Dunque, se noi abbiamo avuto speranza, io risorgerò, vivrò eternamente, questa è la speranza. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, per portare avanti l'amarezza del quotidiano, siamo da commiserare. Chi commiseri tu? Il povero Beota, tedesco, Sausto, più di così. Ecco, noi saremmo queste persone. Dunque, su che cosa è fondata la fede cristiana? Non su una ideologia, non su un sistema di pensiero, né dogmatico né morale. Questo sistema serve a dialogare, ma non dovete mai confondere il microfono con le parole che vengono dette. Quindi, guai se ci manca la teologia dogmatica, non dialogheremmo con il mondo culturale in cui viviamo. Guai se manca la teologia morale. Non possiamo dialogare con il mondo in cui viviamo. Ma non pensiate che la morale sia il sistema morale, non pensiate che la fede sia il sistema teologico-dogmatico. Dura da capire questa. E quando è capita è chiarissima. Per cui, quando il Concilio mi dice piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso. Perché Dio si è rivelato? E che ne sappiamo noi? Cosa vuol dire piacque? Piacque. Ha deciso così e buonanotte. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo immenso amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli a metterli alla comunione con sé. Tutte cose belle. Ma il problema è questo. Come avviene?
Questa economia, traduciamo, non ha niente a che fare di finanziario o prodotti da vendere, no, o economia nel mondo teologico significa progetto. Questo progetto della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro. Non dimentichiamolo. Esistono le parole, ma anche gli eventi. Noi invece abbiamo fatto del cristianesimo solo questo. Perché il sistema teologico dogmatico è solo parola. Allora, quando credo, quando accetto che Dio sia uno e trino e quando accetto che l'infinito si riduca al finito, perché l'incarnazione è l'infinito che entra nella storia. Parole! Cosa ti è successo questa settimana? E noi facciamo una lettura di tipo orizzontale. Io penso che nessuno di noi possa dire, ma questa settimana Dio mi ha fatto capire A, B, C, attraverso l'incontro con questa persona, quell'avvenimento che ho vissuto, questo sentimento che ho provato. Nessuno. Ed è per questo motivo che tutti, nessuno escluso, quando ci capita la batosta, noi diciamo perché? Dio ti prepara. Se tu non te ne accorgi, quando ti arriva la batosta ti arriva come un fulmine a ciel sereno, tu dici non è vero, ti prepara. È come se ti avvertisse prima. Tu non ascolti e la batosta te la prendi. Mi viene in mente una carissima persona che mi è arrivato ieri e mi dice, sono stufo, dice, di cercare la compagna della vita e non la trovo. Io ho perso un po' la pazienza, sempre sorridendo, ma ho perso la pazienza. Gli ho detto, ma ti sei guardato? Ma chi ti vuole? Dico, di norma, la donna dice al marito, lavati i denti. Prima di venire a letto vai a fare la doccia, cambiati. È classico. Dico, io capisco, dico, se tu avessi la puzza di un buon sudore di quelli col testosterone che trasuda da tutte le parti, mi va anche bene. Ma sei sporco. È difficile che una donna si innamori di un uomo sporco. Perché questa sporcaggine non è momentanea, non è che tu arrivi dal lavoro. È il tuo stile. Ti sei accorto come sei rozzo quando tu ragioni? Sembra che le idee siano pezzi di legno, bim bom. Non puoi aggredire la realtà, dico, con l'accetta. Ci sono situazioni in cui occorre la motosega, chi ti dice di no, ma ci sono situazioni in cui occorre il bulino. Per te invece tutto è uguale. E dico, chi vuoi che ti sposi? Una dinosaura, dico, ti sposa. Allora dico, invece di arrabbiarti, perché non ascolta le tue preghiere, perché tu è da diversi anni che lo preghi di trovare una compagna, comincia dall'ABC. Dico, sì, uomo. E a me veniva dentro di me, ma sto qua, nessuno gli ha detto ste robe qua. Un padre, una madre, non ce l'ha, un fratello, un amico. Deve essere il prete a dirglielo.
Allora poi ho cercato di farle capire che quando uno ha cura di sé, anche gli altri hanno cura di lui. Ma se uno non ha cura di sé, gli altri non possono avere cura di lui. Perché non trovava la fidanzata? Perché aveva uno stile di vita non adatto a una donna che gli stia a fianco, punto. Ma questa è storia. Non è questione teologica. E il Padre Eterno gli ha fatto trovare un prete che le ha dette fuori dei denti tutte quante. E allora lui mi ha detto, ma tu don, dice, mi fai venire i sensi di colpa. Sì, 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 dico, in questo caso, guarda, ti fanno solo bene in questo caso, poi buttali via perché i sensi di colpa sono cattivi compagni. Ma in questo caso è quello che ti occorre. La colpa è tua. Noi molto spesso dimentichiamo questo modo di pensare. Dimentichiamo che Dio ci educa attraverso la storia. Per questo riduciamo la storia al pettegolezzo del giornale. Non è la storia quella lì. Tutti quanti noi, se veniamo aiutati, approfondiamo dentro al nostro io determinati episodi che sono stati importantissimi per la nostra esistenza. Ritornare con la memoria a quegli episodi, capire che svolta hanno dato la nostra esistenza, significa avere in mano il significato della nostra vita. Ma io il significato lo trovo in Dio. La causa prima non entra mai in gioco lì dove possono entrare le cause seconde. Se ve lo mettete in testa, bene, se no sarete degli infelici totali. Questa è filosofia. Dunque, questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro, in modo che le opere, i fatti, compiuti da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina. E le realtà significati dalle parole, e le parole, dichiarano le opere e ne chiariscono il mistero in esse contenuto. C'è dunque un rapporto molto stretto fra la parola del profeta e gli eventi storici, tra ciò che Gesù dice e ciò che Gesù fa. La chiave di volta è questa. La mentalità che noi abbiamo ricevuto non è da buttar via, perché è il 50% di questo. Se tu la butti via, resti con lo zero. Quindi, la mentalità che abbiamo ricevuto, teniamola, è preziosa. Accanto a questa, aggiungiamo quest'altra. Se noi leggendo il Vangelo prendiamo in profonda considerazione le parole di Gesù, facciamo bene, ma facciamo una cosa a metà. E tutte le cose fatte a metà sono un po' pericolose. Se uno ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra guancia. E Don Renato una volta ha detto, se lo fai sei scemo. Primo, perché questo è un genere letterario del paradosso, e i paradossi servono a far capire un concetto, non ad eseguirli. È un fatto letterario. Ma se entriamo nella logica della parola di Dio, parole ed eventi, ed è mettendo insieme che tu ricavi il messaggio, ricavi cioè ciò che Dio ha voluto dirti, allora, leggiti il bel episodio dello schiaffone che il soldato dà a Gesù e vedi come Gesù non gli ha mostrato l'altra guancia.
ma ha fatto delle domande. Se ho sbagliato, dimmi dove. E se non ho sbagliato, spiegami perché mi hai sganciato questo sganassone. Dietro a queste domande cosa c'è? Il rispetto del vero. Tu mi hai fatto diventare coprotagonista di un avvenimento che non capisco. Questo avvenimento può trarre origine da un errore mio e io non l'ho capito, allora me lo dici. Oppure, se non è un errore, dammi la ragione perché io debba subire da te questo sopruso. Quando tu ricevi uno schiaffo, non porgere l'altra guancia. Cerca di capire. Questo è ciò che Cristo ha insegnato. Ma se lui diceva, quando uno ti dà uno schiaffo, tu cerca di capire, chi lo capiva? E allora la frase shock. Porgi l'altra guancia. Giovedì sera a Roma la televisione pluripotenziale, perché prende tutti i canali di questo mondo che abbiamo lì all'università, si è rotta. E allora alle 9 io ero in stanza mia e a Roma ho comperato 2-3 CD-ROM con qualche film e ho preso il film Le Crociate. E mi sono divertito a vedere più volte la scena della sberla. Il padre del protagonista è un barone e muore, e prima di morire fa questo figlio illegittimo cavaliere. E mi mola via una papina facendolo cavaliere. Lo fa cavaliere. Gli dice ciò che comporta l'essere cavaliere e poi alla fine gli mola via uno sganassone e dice, e questo perché te ne ricordi? Dunque l'obiettivo di quella sberla non è punire la persona, ma è fissare nella memoria ciò che il barone ha detto al cavaliere. Cioè difendi gli ultimi, sii giusto, non mentire, non tradire, via di questo passo, affinché te ne ricordi. Quello che Gesù dice, porgi l'altra guancia, che è un assurdo, è affinché te ne ricordi. Non è perché tu lo metti in pratica. E poi lui, con l'evento, cioè con il suo comportamento, con l'episodio, ti mostra che cosa significa. Non vendicarti, ma cerca la verità. Allora tu metti insieme le due cose e capisci il messaggio. Se tu li isoli, hai finito. Questo è importante. Le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina. E le realtà significate dalle parole e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto. Questo è. La profonda verità, poi, su Dio e sulla salvezza degli uomini per mezzo di questa rivelazione risplende in noi, a noi, nel Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. Non ci sono altre rivelazioni, Perché se ci fossero altre rivelazioni, lui non sarebbe la pienezza. Vi è chiaro? Qualunque cosa Maria Vergine dica a Lourdes, alla Salette, a Medjugorje, sono sottolineature di questa rivelazione, non c'è niente di nuovo. Perché se ci fosse qualcosa di nuovo, è falso. Tenete presente questa parola. È una parola micidiale.
pienezza vuol dire che non c'è altro. Ah, la Madonna mi ha detto quando viene la fine del mondo. Ma va. Sul serio? Eh sì, me l'ha detto. Allora, io ti autorizzo ad andare dal Papa e a dire al Papa di tirar via nel discorso escatologico di Gesù quella frase che Gesù ha detto: nessuno lo sa, neanche il figlio dell'uomo, ma solo il Padre. Tirala via perché la Madonna ha detto: io so quando viene la fine del mondo, ma curi. Bene, arriviamo subito. Allora, stando così le cose, noi, che siamo dei piccoli Tommaso, tutti quanti, abbiamo bisogno di verificare questo. Questa è una riflessione che noi facciamo. Adesso dobbiamo verificare se questa riflessione è giusta. Questo schemino che voi vedete è lo schema della storia della salvezza. Permettetemi di spiegarvelo in 2 minuti prima del sacrosanto caffè mattutino. Avanti Cristo. Qui siamo tutto avanti Cristo. Perché Cristo lo troviamo qua. Verso il 1800 circa, secolo più, secolo meno, troviamo Abramo. E dopo di lui Isacco, Giacobbe, Giuseppe, la discesa in Egitto. Questo A vuol dire Abramo. Verso la metà del XIII secolo, avanti Cristo, abbiamo l'Esodo, quella M è Mosè. Questo è il padre del popolo ebraico, questo è il fondatore del popolo ebraico. Alla fine dell'Esodo c'è l'entrata nella terra, il periodo della sedentarizzazione. Subito dopo abbiamo i tre re, Saul, Davide e Salomone, è il periodo del Regno Unito. Muore Salomone nel 932 e il regno si spacca. Si spacca perché il figlio di Salomone, Roboamo, un po' stupidotto, invece di avere la saggezza di imparare a conoscere come stavano le cose e quindi di lasciare i loro posti gli uomini dell'amministrazione precedente per cambiarli poi progressivamente, ha cambiato tutto subito, ha fatto un flop micidiale. Il regno si spacca, il regno del nord dura fino al 722, cioè fino a quando gli Assiri, probabilmente Salmanassar V, alcuni dicono Sargon II, ma allora bisogna mettere 721. A differenza di un anno, porta a dover considerare due nomi. Viene distrutto, gli ebrei vengono portati esuli a Ninive e da questo esilio non c'è ritorno. Il regno del sud, che era mingherlino, povero, anche un po' stupidotto, permane ancora in vita. Questi vengono distrutti perché si sono ribellati alla Siria. Il regno del sud, invece, incapace di ribellarsi, sopravvive. Tuttavia, quando nel 612 avanti Cristo i babilonesi sostituiscono al potere della Mesopotamia gli Assiri, vivono un momento di difficoltà a livello di politica interna e di politica estera, e gli ebrei del Regno del Sud approfittano per cercare di sganciarsi dal potere babilonese adesso. Cosa fa Nabucodonosor? Fa 5 spedizioni, la peggiore di tutte è questa qui, che è la penultima, perché distrugge il Tempio, e nel 586 porta i nostri amici ebrei a Babilonia. Schiavi. Una 50 anni dopo, i persiani conquistano l'impero di Babilonia, spediscono a casa gli ebrei,
nel 538 e gli ebrei sono sudditi dell'impero persiano per circa 200 anni. Poi arriva un tizio chiamato Parmenione, era un generale di Alessandro Magno, conquista tutta la zona della mezzaluna fertile, quindi l'attuale Siria, Libano, Giordania, Israele, penisola del Sinai e Egitto. 6 mesi. Un fulmine. Pochissimi soldati. Una capacità militare superiore. Sfido io che Alessandro Magno ha conquistato mezzo mondo con gente così. Abbiamo il periodo ellenistico e poi finalmente Gesù Cristo con tante vicissitudini in quel frammento celeste lì. Questo è in sintesi la storia della salvezza. Noi prenderemo in considerazione il principio parole e opere nella vita di Abramo, un episodio soltanto, nella vita di Mosè, un episodio soltanto, nella vita di Gesù, un episodio soltanto. Chiaro? Buon caffè. Ci vediamo alle 11:15.